deve fare profitto. Io lo dico da imprenditore, se nasce un'azienda deve guadagnare, non può, un'azienda non può fare beneficenza, lo può fare ma nei suoi limiti, però il motivo per cui nasce un'azienda, anche il nostro Stato ci dice che l'azienda nasce per guadagnare, se un'azienda non guadagna deve chiudere per lo Stato. Ora, cosa succede? Che lo Stato riconosce di avere alcuni servizi essenziali per la vita dei cittadini, lo Stato riconosce che non li può vendere o dare a delle imprese. Quindi cosa fa? Io parlo di settori come, che so, anche autostrade, no? È all'ordine del giorno il discorso delle autostrade. Ricordo che se avete delle domande da fare a Michele, di inserirle sotto il video nella spazio domande. Appena hai toccato il problema autostrade, insomma, sicuramente qualcuno ha qualche domanda. E quindi, dicevo, quindi noi, lo Stato riconosce che questi servizi non li può dare ad un'impresa, fare una gara e venderli, oppure farli gestire in autonomia da un'impresa. E quindi cosa fa? Crea dei concessionari, cioè dice ad un'impresa normale, tu ti vincoli con me, diventi un mio concessionario, sei compliance con me, però fai impresa ma sei anche un po' pubblico, quindi io ti guardo, ti controllo, però tu sei impresa. Allora qual è il problema? Io mi faccio questa domanda, perché lo Stato affida ad un imprenditore la gestione di un servizio pubblico? Lo dico io, per un luogo comune, cioè che l'imprenditore è più bravo e gestisce meglio un qualcosa di pubblico, quindi quello che dicono tutti è, se c'è un imprenditore, c'è un dirigente che è privato, lo fa meglio dello Stato. La realtà è che non è proprio così, cioè, e lo dico da imprenditore, cioè chi è l'imprenditore? L'imprenditore è chi crea un prodotto, un servizio, si mette in gioco, lo mette sul mercato e lavora in concorrenza. A volte è la concorrenza che migliora il prodotto, cioè è scientifico che se in un posto c'è un ristorante e ne apre un altro di fronte, non è vero che l'altro ristorante va in difficoltà, anzi si aumenta sempre di più la concorrenza tra di loro e c'è una sfida ad essere più bravi. Quindi qual è la realtà? È che quindi l'imprenditore deve avere concorrenti, deve avere un prodotto, deve avere un servizio. Con il concessionario, una volta che ti danno quel tipo di servizio come Stato, uno, non hai più concorrenti, fai quello che vuoi. Due, vuoi fare profitto perché sei un'impresa, e è vero che ti controllano, ma come? Sei tu che gestisci il prezzo, sei tu che hai quel tipo di servizio, sei tu che gestisci la qualità, io vedo poco di imprenditori in questa cosa qua. Ma cosa vedo? Vedo uno che investe soldi per recuperare altri soldi. E come si recuperano questi soldi? In Italia noi non abbiamo ad oggi, ma per questo non per colpa degli imprenditori, noi abbiamo imprenditori molto più bravi di quelli che ci sono negli Stati Uniti, ma per una questione proprio territoriale della nostra nazione, della nostra storia, noi non abbiamo imprenditori che si possono permettere di arrivare e dire ok, tu Stato non hai soldi, metto io 10 miliardi e ti gestisco un servizio importante per i cittadini. No, cosa fa l'imprenditore oggi in Italia quando fa il concessionario? Non ci mette i soldi, perché se li fa dare dalle banche. Non ci mette la governance, perché mette un dirigente a cui poi magari da quel dirigente pretende guadagni, e magari mette il rapporto politico per avere la concessione. E poi se le banche vanno in difficoltà, magari lo Stato aiuta anche le banche con i soldi. Ricordiamoci che in passato in una notte hanno dato 20 miliardi. Allora cosa fa l'imprenditore? Fa il traffichino, scusami il termine Davide, o fa l'imprenditore? Questo mi sembra di più un traffichino che intreccia soldi dalle banche, che semmai si prendono dallo Stato, che intreccia rapporti per avere quel tipo di concessione, e poi cosa fa? Si mette sul mercato e da imprenditore cerca di guadagnare sempre di più. E allora che succede? Che se tu hai un prezzo che magari lo Stato dice no, non farmi aumentare troppo il ticket autostradale, se non lo puoi far aumentare troppo, se no la politica si arrabbia, mi vai a risparmiare sulla manutenzione. Qual è il risultato? Cadono i ponti. E allora io dico, cosa può fare, dopo questo discorso che abbiamo fatto, meglio dello Stato un imprenditore in Italia? Può mettere i miliardi che mette lo Stato? No. Si può permettere competenze di manager come si può mettere lo Stato? No. Davide, io ti posso fare esempi di manager bravissimi, bravissimi, che per lo Stato, pur di lavorare ad avere un posto di prestigio, lavorerebbero gratis. Quindi lo Stato si può permettere i migliori manager, i migliori soldi, e lui stesso, quindi si gestisce le cose in autonomia
E di cosa parliamo? Stiamo parlando di sicurezza dei cittadini, stiamo parlando di nostre famiglie che camminano sulle strade italiane e che all'improvviso gli crollano i ponti, precipitano giù dai cavalcavia come è successo ad Avellino, oppure cadono i ponti come Genova. E noi oggi parliamo di questo, parliamo di come tutelare questo tipo di servizio, non è l'unico concessionario lo Stato, ci sono tantissimi altri concessionari. Ebbene, io vorrei riportare questi concessionari, questi servizi che gestiscono i concessionari, nelle mani dello Stato, con una governance dello Stato. E se invece qualcuno poi mi può dire, cioè, no, però se c'è un imprenditore che crede in quel settore e ci vuole investire, ebbene, la quotiamo in borsa, l'azienda dello Stato, e se tu credi in quel settore, ma ci credi veramente, ti compri le azioni e diventi socio. Ma la gestione dei servizi essenziali dei nostri cittadini deve essere per forza pubblica, perché l'ente, cioè lo Stato non deve guadagnare per forza, cioè non deve per forza dire ai manager: io ti premio se quest'anno tu mi fai guadagnare di più rispetto all'anno scorso, io ti do i premi. Cioè, ma se i prezzi sono bloccati e magari il ticket del cittadino non può aumentare di più e i manager ogni fine anno portavano sempre più guadagni, secondo te erano perché erano troppo bravi i manager a gestire o perché risparmiavano sulla manutenzione? La risposta è sotto gli occhi di tutti. Come è successo per Autostrade, e lì lo abbiamo risolto il problema, lo abbiamo risolto, il Movimento 5 Stelle ha risolto il problema, ha preso la sicurezza dei cittadini e l'ha portata in mano allo Stato. Io vorrei replicare quel sistema che ha funzionato su tutti gli altri servizi. L'imprenditore, se è imprenditore vero, non ha bisogno di essere concessionario dello Stato e fare solo finanziere che mette i soldi, metti uno e prendi 10 fra 10 anni. L'imprenditore è chi rischia e chi va in competizione, chi rischia, che rischio c'è a gestire una concessione? Anche noi due, se ci mettiamo qui, apriamo una partita IVA, da un lato ci danno i soldi, da un lato ci danno un contratto blindato con lo Stato per gestire, che so, le autostrade o altre cose, ci mettiamo lì e contiamo solo i soldi. Cioè, noi, e poi abbiamo anche carenze di servizio, poca efficienza. Ci possiamo permettere questo? Per me no. Per me la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita dei cittadini viene prima di ogni cosa, e questi servizi li dobbiamo gestire come so, li deve gestire lo Stato. E parlo di tutto ciò, di tutto ciò che crea cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cioè, se gestiamo tutto come Stato, noi non avremo più cittadini di serie A, perché in alcune zone magari mi conviene portare la linea dati veloce perché devo guadagnare, e in altre zone non mi conviene, non ci vado. Quindi perché noi abbiamo cittadini di serie A perché hanno la rete veloce, e cittadini di serie B magari sulle montagne che non ce l'hanno? Perché l'imprenditore... Forse un tema è proprio quello di riuscire a identificare cosa sono i settori pubblici o i servizi pubblici essenziali, perché questa divisione ovviamente poi permette di fare anche una... Adesso stavo vedendo qualche domanda che stava arrivando, proprio su quali sono questi settori che noi dovremmo andare a tutelare con la protezione dello Stato, con la gestione dello Stato. Forse un tema sicuramente è il fatto del monopolio naturale, quello che probabilmente c'è nel concetto di autostrade. Ci sono altri temi, altre caratteristiche che possono identificare un servizio pubblico essenziale? Allora Davide, noi possiamo partire da questo schema, perché le cose si cambiano un po' alla volta, ma non del tutto, a volte possiamo avere anche dei cambiamenti veloci. Partiamo da tutte le concessioni che oggi lo Stato ha affidato a concessionari. Se noi partiamo da quei servizi, già capiamo che lo Stato ha già deciso quali settori sono importanti per la vita dei cittadini, e quindi già li ha affidati in concessione, quindi già quelli sono importanti. Dopodiché noi dobbiamo andare a guardare anche come evolve il futuro, perché ci potrebbero essere servizi nella vita dei nostri cittadini che oggi non sono essenziali, ma domani sì. Guardiamo la rete, guardiamo internet. All'inizio degli anni 2000, ma anche dopo, non era un servizio essenziale per i cittadini, perché tu potevi essere un commercialista, un ragioniere, e fare ancora le fatture a mano. Oggi tu non puoi nemmeno comunicare le fatture all'agenzia delle entrate, quindi per te è un servizio essenziale. Quindi prima non lo era, poi lo è diventato. E quindi bisogna, uno, tenere sotto controllo come evolve il futuro, perché servizi non essenziali potrebbero diventare essenziali. Un'invenzione di qualcuno
può diventare, cambia la vita dei cittadini e diventa essenziale. Cioè, oggi non è essenziale nella vita dei cittadini votare online, oppure eleggere la classe dirigente attraverso un metodo democratico, come magari lo fa il Movimento 5 Stelle. Domani potrebbe diventarlo, cioè, per un esempio, per dire come cambiano velocemente. La cittadinanza digitale ha una serie di diritti che si stanno evolvendo proprio in rete, e se uno non ha accesso alla rete, ovviamente poi non può esercitare questi diritti. E ce ne sono, magari un domani non puoi votare se non hai. Ecco, quindi sì, spero non succeda mai che non si possa votare per un problema tecnologico, ma già in passato chi non aveva la conoscenza della scrittura era analfabeta e non poteva leggere quello che stava votando. Quindi c'è sempre stata un'evoluzione anche della conoscenza delle tecnologie che sono a disposizione, ma le tecnologie devono comunque essere accessibili. E l'esempio dell'accesso alla rete, secondo me, è centrale, soprattutto per una serie di nuovi diritti di cittadinanza digitale, che non sono solo i diritti che conoscevamo. Oggi abbiamo visto come cittadini possono essere attivi a creare nuovo valore, ma lo vediamo anche nelle città con il bilancio partecipativo. Ora, questi sono nuovi diritti che si possono esercitare solo con la rete, per cui adesso mi hai citato la rete e sono partito sulla cittadinanza digitale. Però riuscire a identificare questi settori è sicuramente il primo passo. E successivamente, secondo te, dovrebbero essere acquisiti dallo Stato oppure possono essere gestiti? Allora, io lo dico sempre da imprenditore, per me dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini di investire però in quei settori. Quindi per me il mercato libero è l'idea più democratica che c'è. Io credo nel settore di autostrade, vado in borsa, compro le azioni e sono un investitore di quell'azienda. Dopodiché, ecco, quello che abbiamo fatto con Autostrade a me sembra una cosa molto interessante. Cioè, noi siamo entrati con la nostra CDP nel capitale sociale dell'azienda, dopodiché ci siamo portati dei fondi dietro per prendere la maggioranza e il resto da qui a qualche anno verrà quotato in borsa. Dopodiché che cosa succede? Che ci vorrà un sistema per selezionare poi la classe dirigente di Autostrade, perché si deve arrivare lì con meritocrazia, con competenze, e allora sì che potremmo avere dei manager che, se noi al manager a fine anno diciamo mi devi portare più soldi, lui ti porterà più soldi. Il manager fa questo. Se invece al manager dici tu mi devi portare più sicurezza, più qualità, più servizi ai cittadini, il manager porta più servizi e più sicurezza. Cioè il manager viene pagato e fa quello che chiedono i soci. Se lo Stato chiede sicurezza, porta sicurezza. Se lo Stato chiede soldi, porta soldi. Lo Stato non ha bisogno di guadagnare su questi servizi. Tanto è vero che anche sulla rete, gestita in maniera pubblica dallo Stato, diventa un servizio essenziale e potrebbe essere data in alcuni contesti a tutti, se non c'è l'impresa che deve guadagnare per forza. Perché se c'è l'impresa che deve guadagnare per forza, l'impresa non ci va dove non guadagna. Guardiamo anche, in Italia abbiamo un'altra compagnia dei treni, no, abbiamo Italo. Italo si fa solo le tratte più importanti, non è che arriva Napoli-Foggia, dico una linea così, perché non ci va Napoli-Foggia? Perché non interessa. Se avessimo avuto tutto privato sui treni, avremmo avuto solo le tratte Napoli, cioè solo quelle centrali, e il trenino piccolino non ci arrivava più a Foggia. E questo è un esempio che fa capire del perché i servizi essenziali li deve gestire lo Stato. Perfetto. Allora, io ti ringrazio di questa presentazione di quest'idea. Adesso abbiamo, penso, finito il tempo, me lo confermano. Ti ringrazio di essere stato qui. Grazie, con noi. Davide. Spero che porterai avanti questa idea ribelle, questo sogno civico nel cassetto che ci hai spiegato oggi, e ci rivedremo sicuramente presto su questo. Ti Grazie. Ringrazio di essere Ciao, stato Davide. Qui con noi. Ciao.